L'Atletico Genova attende a Ligorne il Mignandego per il big match di terza categoria Girone A, che vede affrontarsi la prima contro la seconda in classifica. I padroni di casa vantano la miglior difesa del torneo con soli 17 gol al passivo. Il Mignandego è secondo anche in questa particolare classifica, avendo subito un gol in più dei rivali. Quest'ultimo però vinse per 1-0 lo scontro diretto all'andata e vuole ottenere il bis per raggiungere la vetta. Il Mignandego parte fortissimo e dopo 3 minuti è già avanti. Benedetti converge e serve Gatti, il numero 10 rientra su un difensore e batte Orfino sul palo lontano. I tifosi dell'Atletico, ammutoliti per questo vantaggio fulmineo degli ospiti, riprendono vita appena 4 minuti più tardi. L'assist di Astorino con il tacco illumina Alvarez, che ringrazia e fa 1-1. Possiamo rivedere la bellissima giocata di Astorino. Poi succede poco o nulla nella prima frazione. Ci riprova il Mignandego, questa volta su calcio piazzato. La botta mancina di Mascia è potente. Bravissimo Iorfino ad opporsi in tuffo. Le immagini e il montaggio di Enrico Ficus ci portano alla ripresa, dove l'Atletico inserisce Paparella al posto di Marco Sanna. Continua il duello tra Mascia e Iorfino. Ancora il numero 9 di sinistro su punizione. L'estremo difensore è attento ed è via in angolo. Sul seguente tiro dalla bandierina il pallone esce dall'area, Russotto calcia di prima intenzione, ma il palo salva l'Atletico Genova. Ancora il Mignandego attivo, bellissima palla di Mascia per Gatti che controlla non benissimo, guizza via tra due difensori ma conclude a lato. L'Atletico Genova non si vede, sono sempre gli ospiti ad essere pericolosi. Il corner dalla sinistra di Mascia mette in apprensione Iorfino, la botta di Bigotta da pochi passi è fuori misura. Il primo pericolo creato dall'Atletico nella ripresa è questa punizione di Capurro, allontanata da Oliva. Poco dopo ancora Capurro pericoloso su piazzato, Oliva respinge, poi la botta di Paparella si perde alta. Non cambia sostanzialmente nulla dunque dopo questo pareggio in vetta alla classifica, con l'Atletico Genova che mantiene 3 punti di vantaggio sul Mignandego, un Mignandego che forse nell'arco dei 90 minuti avrebbe meritato qualcosa in più di un semplice pareggio.